Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Sorelle e fratelli carissimi, in questo 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, la buona novella vi raggiunge dalla chiesa a lei dedicata, l'unica della nostra diocesi, che si trova in Caldari Stazione, vicino ad Ortona. La Madonna di Fatima celebra le apparizioni che dal 13 maggio fino al 13 ottobre del 1917 ci furono a Fatima in Portogallo. Furono le prime apparizioni del 1900, dopo le tre che la Chiesa aveva riconosciuto avvenute nel 1800. Nel 1846 alla Salette, nel 1858 a Lourdes, nel 1888 a Castel Petroso in Molise, proprio vicino a noi. A Fatima il Signore, come anche in queste altre apparizioni, attraverso Maria ci ricorda un messaggio fondamentale: la necessità della preghiera e il bisogno della conversione da realizzare attraverso la penitenza. Questo la Madonna rivela ai pastorelli di Fatima, Lucia, Francesco e Giacinta, bambini piccoli. Lucia aveva 10 anni, Francesco 9, Giacinta 7. Francesco e Giacinta, fra l'altro, morirono assai presto. Questi due fratellini poi furono beatificati nel 2000 da San Giovanni Paolo II e furono poi santificati nel 2019 da Papa Francesco. Il messaggio della Madonna, quindi, come vi dicevo, si è rivolto a dei pastorelli, così come era avvenuto anche nel 1800. C'è un privilegiare i ragazzi, i bambini, e c'è un privilegiare gli umili da parte di Maria Santissima, da parte del Signore, perché forse sono quelli che più degli altri si fidano del Signore, si fidano della Madonna e ricevono e ripetono senza troppo discutere il messaggio contenuto nelle apparizioni stesse. Fatima, lo sappiamo tutti, ci fa pensare immediatamente ai segreti e siamo portati a immaginare chissà quali cose. Ma mentre i primi due furono rivelati moltissimi anni fa e parlavano della fine della Prima Guerra Mondiale, purtroppo dell'inizio di una guerra ancora peggiore, la Seconda Guerra Mondiale, il terzo segreto, rivelato da San Giovanni Paolo II proprio nel 2000 in occasione della beatificazione dei fratellini attraverso il segretario di Stato di allora, che era il cardinale Sodano, continua a far scrivere e continua a far parlare moltissimo. Tutti pensano di avere ancora qualcosa da aggiungere a ciò che il Papa ha permesso fosse rivelato. Di fatto, come diceva il cardinale Ratzinger, Papa Benedetto XVI, quando era prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, il segreto di Fatima è uno solo: pregare e fare penitenza, per poter far crescere nel nostro cuore la fede, la speranza e la carità, per poterci
avvicinare sempre di più al Signore e poter stare, come ci dice il Vangelo di oggi, sempre di più insieme con Lui. Maria Santissima ha vissuto in profondità il Vangelo che ci è stato proclamato, che abbiamo ascoltato, perché ha vissuto lo stesso atteggiamento degli Apostoli, il turbamento, come quando Gesù cominciò a parlare durante l'ultima cena della sua passione e della sua morte e i suoi discepoli erano turbati, così Maria Santissima era turbata quando l'angelo Gabriele gli portò l'annuncio che lei doveva diventare la madre del Figlio di Dio fatto uomo. E così come questi bambini, Lucia, Francesco e Giacinta, furono turbati nel 1916 in tre apparizioni con un angelo che loro definirono l'angelo della pace, e poi quando nel 1917, per la prima volta, il 13 di maggio, che era domenica, gli apparve questa splendida signora su un leccio con le mani giunte, con una corona fra le mani, come potete vedere anche dall'immagine davanti alla quale stiamo registrando la nostra buona novella. Tutti coloro che si avvicinano al Signore, tutti coloro che si aprono al Signore e a Maria Santissima vivono una sorta di turbamento, perché vengono messi in discussione dalla rivelazione del Signore. E la risposta da parte del Signore è sempre la stessa: non abbiate timore, non sia turbato il vostro cuore. Questo Gesù disse agli Apostoli, questo l'angelo disse a Maria, questo Maria disse ai pastorelli di Fatima. E questo oggi viene ripetuto a me e a voi. Non dobbiamo aver paura, non dobbiamo avere il cuore turbato, lo dobbiamo aprire alla fiducia e dobbiamo accogliere la rivelazione che ci viene fatta. In questo breve Vangelo ci è stato detto che l'essere cristiani, che la fede cristiana non è questione di intellettualità, non è questione di qualcosa che riguarda semplicemente il cervello e non è questione nemmeno di qualcosa che riguarda la morale, cose da fare, regole da osservare, come se il Signore ci avesse dato un libretto di istruzioni che noi pedissequamente dobbiamo seguire. La morale cattolica, la fede cristiana riguardano la sequela di Gesù. Essere cristiani, essere figli di Dio, significa stare insieme con Gesù, significa stare insieme con Dio. È Gesù che ce lo dice: vi porterò con me, verrò a prendervi. È lo stare con il Signore il segreto della vita cristiana. Per questo Gesù, attraverso la domanda che gli fa Tommaso, ci fa una rivelazione davvero splendida, spettacolare. Io sono la via, la verità e la vita. Gesù è la via. Noi dobbiamo seguire Lui, dobbiamo metterci dietro di Lui, fare i passi che Lui fa, seguire le parole che Lui ci rivela, guardare gli esempi che Lui ci offre. Gesù è la verità. Andando dietro a Gesù, noi possiamo capire meglio non solo chi è Gesù, non solo chi è Dio, ma anche chi siamo noi stessi. La realtà della nostra umanità ci è rivelata in Gesù, ce lo diceva già il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes. Alla luce del Signore l'uomo capisce meglio chi è. L'uomo viene rivelato all'uomo e seguendo Gesù, l'uomo perfetto, l'uomo diventa più uomo, ci aveva detto il Concilio. E qual è la verità dell'uomo? Che la sua vita si realizza soltanto nel dono sincero di sé. Sono sempre le parole del Concilio che ci vengono in aiuto. Il segreto della vita riuscita, il segreto della gioia, il segreto della felicità è amare,
è fare della propria vita un dono per gli altri, come Gesù ha fatto dono della sua vita per noi, come Maria ha offerto la sua vita al Signore per il Signore e offre continuamente la sua vita per noi. Questo ci porterà a realizzare davvero in pienezza la nostra esistenza e quindi a possedere dentro ciascuno di noi la vita umana e la vita dell'Eterno e la vita eterna. Se facciamo nostro questo segreto di Fatima, davvero, seguendo Gesù e lasciandoci accompagnare da Maria, avremo una vita nella gioia, avremo una vita felice, avremo una vita piena e realizzata.